Jingle Spot. Ciao a tutti, sono Guglielmo Timpano e vi aspetto tutti i giovedì su Teleroma 56, canale 15, dalle 21 alle 23, con Giovanni Cervone e tanti altri romanisti e laziali. Immagine di Allegri, nel senso averlo fatto uscire così arrabbiato probabilmente allo specchio, che non è stata proprio una brutta Roma. No, secondo me invece era contento, esprimeva tutta la sua felicità per aver vinto la partita, giustamente, perché poi è un incontro dove se riesce a vincerlo, soprattutto per i margini che avevano loro, gli dà la possibilità di gestire con tranquillità ora un periodo di tempo, per cui bisognerà essere bravissimi per cercare poi di recuperare questo terreno qui, ecco. Ci ha sorpreso tutti, non lo neghiamo, con la scelta di Gerson. Il fatto che poi sia stato sostituito all'intervallo fa dire che magari col senno di poi non l'avrebbe rimesso dal primo minuto. A quelli che non hanno idee fa dire così, a quelli che non sanno le cose fa dire così, a quelli che poi vivevano lo spogliatoio, hanno vissuto questa settimana, fa dire anche qualche cos'altro. Ci si può mettere l'ammonizione presa che gli crea poi delle difficoltà e del risultato, perché ormai stanno 1-0, lui non era stato messo lì per sfondare, per fare poi il salà della situazione, ma era stato messo lì per reggere l'impatto di botta fisica che ti dà la Juventus, soprattutto in questa scelta di formazione, venendo a giocare in questo stadio qui e non soffrire poi la forza di Alessandro. Mi sembra che l'abbia fatto abbastanza bene. Se gli è piaciuto di più Salah o Shaarawy in secondo tempo, non mi sembra diversamente per il tipo di partita che era venuto fuori, ma poi soprattutto da un punto di vista di tipologia di partita che poteva venire fuori, da un punto di vista di condizione fisica, Salah è stato 15 giorni fermo, c'era il rischio che non finisse neanche la partita, e Shaarawy poteva essere un buon cambio dopo che la partita, come è successo, si è un po' equilibrata, perché era passato quell'impatto fisico, come poi è successo, che noi speravamo, insomma, speravamo di poter assorbire con queste scelte qui, invece non è stato fatto così. Secondo me non ha fatto male, poi il ragazzo ha perso una palla, poi l'avevano ammonito, c'è da recuperare un risultato, allora si va a mettere mano lì e si rischia, avendo meno tempo a disposizione anche il giocatore mezzo e mezzo che deve recuperare, ecco. Michela, ci ho messo due ingredienti in più. Due più, grazie. Michela. Ecco, come esce la Roma da questa sfida? Perché lei aveva detto è fondamentale, ma non definitiva. Quali sono le indicazioni? Guardando poi anche quella classifica che dice che questa sera la Juventus è più 7. Ne esce malissimo. Malissimo, nonostante il forse in finale, ne esce malissimo, perché poi noi bisognava fare il risultato. È chiaro che ora è tutto molto più difficile, però loro sono stati bravi, sono stati più bravi di noi, sono stati più forti di noi nelle situazioni individuali, hanno fatto vedere di avere più forza di noi in questi duelli individuali, per cui bisogna prendere per buono quello che è, ciò che si vede, ciò che viene fuori dalle partite. Io ho detto tutta la settimana che bisogna sempre sbandierare noi facciamo, bisogna farlo vedere, e la Juventus ha fatto vedere di essere forte stasera, ecco, è da fare. Cristian Panucci. Ciao Luciano. Ciao Cristian. A me sinceramente la Roma, a parte dei primi 10 minuti, è piaciuta, ha avuto personalità, ha recuperato tanti palloni, probabilmente l'ultimo passaggio, l'imbucata, la giocata giusta per riaprire la partita vi è mancata questa sera, perché poi loro si chiudevano bene, voi dovevate far girare la palla da una parte all'altra, non era facile trovare la situazione giusta, però credo oggi avete perso, ma secondo me avete fatto molto meglio che col Milan, e quindi credo proprio gli ultimi 20 metri, l'ultima giocata, anche tanti cross dove Dzeko non l'ha mai presa dentro l'area, questo vi è mancato questa sera. Sì, no, dici bene, dopo quando c'è stato il forcing che si è accorciato sempre in avanti, rischiando che poi
ci potesse saltare una posizione, ci potessero far saltare una posizione in accorciamento in avanti, allora gli sarebbero poi gli si sarebbero aperte delle possibilità negli spazi importanti, però noi siamo stati bravissimi a soffocare qualsiasi loro ripartenza. In quel momento lì un po' di qualità di scelta c'è mancata, perché qualche possibilità in più c'era, ecco. Invece siamo stati un po' arruffoni e loro poi ce l'hanno fatta a gestire, anche se con qualche affanno, perché due o tre situazioni potevano venire fuori anche diverse da quelle che sono venute fuori, ecco. Domanda social, Monica? Sì, buonasera Spalletti, le hanno scritto davvero in tantissime, alcune domande lei ha già risposto con queste dichiarazioni, e questa invece quella di Valerio che dice: contro Milan e Juve tanto gioco ma un solo gol fatto, non le sembra un po' poco per essere l'anti-Juve? Sì, a volte si passano poi dei periodi dove di due o tre partite dove si riesce a finalizzare meno. Questa per il momento diciamo che è un numero che mi preoccupa meno di tutti, perché mi sembra che la Roma sia una delle squadre che ha fatto più gol del campionato, per cui i discorsi vanno fatti un po' più in generale. È chiaro che in queste due partite qui abbiamo fatto meno sotto l'aspetto delle segnature del primo periodo del campionato, ecco, però insomma, i numeri sono quelli, per cui si troverà sicuramente la soluzione a questo piccolo problema. Alessio Tacchinardi, una domanda per Spalletti. Sì, ciao Luciano, volevo chiederti sulla personalità della tua squadra. A me personalmente la Roma è piaciuta, però ha fatto un buon salto di qualità? Cioè, sei rimasto, ti è piaciuta la personalità? Io ho visto una grande Roma, come diceva Cristian, nei primi 10 minuti, non tanto, poi dopo insomma la squadra ha giocato, ha fatto calcio, però mi interessava sapere un tuo giudizio sul carisma in campo dei tuoi giocatori, se ti è piaciuta la loro personalità, come hanno fatto la partita. No, soprattutto nel secondo tempo, quando sono andati poi a mordere alti, a pressare, a metterla poi su un piano strettamente di uno contro uno, ecco, anche sulla linea difensiva, ad accettare poi il confronto a viso aperto, mi è piaciuta, però l'abbiamo fatto dopo che loro sono passati in vantaggio, ecco, per cui a quel punto lì hai meno da perdere, ed è chiaro che lo vai a sforzare un atteggiamento con una ricerca, mentre il gol l'abbiamo preso e è possibile insomma non prenderlo, ecco. Per cui nei primi 10 minuti, dove c'era questa botta di impatto fisico, di velocità, di forza, di carattere, bisogna fare qualche cosa di più. Grazie Luciano Spalletti, grazie per essere stato con noi. Ciao a tutti, sono Guglielmo Timpano e vi aspetto tutti i giovedì su Teleroma 56, canale 15, dalle 21 alle 23, con Giovanni Cervone, Virgilio, con Mirko D'Arpa, ma anche con Roberto Fusillo, Paolo Peroso, Emiliano Donati e tanti altri romanisti e laziali. Flavio Maria Tassotti, Martina Procaccini e poi soprattutto la vostra interazione, è già, perché potete mandare i vostri messaggi e WhatsApp al numero che apparirà per tutta la puntata in sovraimpressione. Cosa aspettate? Tutti i giovedì sul canale 15 di Teleroma 56. Come sempre, in gioco pericoloso.